Il mio discorso sostanzialmente parte dall'esperienza di vita che è per me il Triduo Pasquale, come liturgia. Può sembrare un po' strano, nel senso che sentire un giovane che parla di liturgia sempre un po' strano. La mia non sarà un'analisi tanto del momento liturgico e di tutti i vari riti, ma di come queste atmosfere, che io proprio riferisco come atmosfere vive, hanno influenzato un po' quella che è per me la percezione del Triduo Pasquale, nel senso che per me il Triduo Pasquale è completamente, quindi nella sua esperienza totalizzante, la messa, nel senso che la cura dell'atmosfera, degli odori, la stimolazione dei sensi che per me avviene durante il Triduo Pasquale è qualcosa che mi aiuta molto a immedesimarmi. E quindi passerò per il giovedì, dove mi collego un po' a un'atmosfera che non mi è mai sembrata troppo gravosa, nel senso che il giovedì io lo riferisco e lo identifico molto come una pacca sulla spalla, come l'emblema della fraternità, quindi la cena, e poi rivedere tanti fratelli che per me nella realtà del Giovedì Santo è vedere tanti bambini del catechismo che sempre affollano tutta la chiesa e vederli tutti assieme con queste campanelline nella mia parrocchia che suonano. E passerò poi attraverso quella che è la veglia del venerdì, quindi l'adorazione poi del Santissimo che avviene direttamente dopo la messa in Cena Domini, che per me è già il punto in cui cambia il registro un po', nel senso che a quella luce che è della chiesa illuminata con tutti i bambini, con tutte le campane che suonano prima di essere legate, e fa spazio a un grande silenzio e un po' di buio, quella luce un po' diafana, fioca, che illumina il Santissimo e quella atmosfera di contemplazione. E poi passerò per il Venerdì Santo vero e proprio, dove per me tutto si concentra attorno al rito del bacio della croce, e rito che generalmente vivo e vivevo come chierichetto, nel senso che durante la liturgia del Triduo davo volentieri una mano servendo, e che quindi vedevo dalla parte, dalla schiena della croce, guardando negli occhi le persone che si avvicinavano per il bacio. E questo mi ha sempre messo molto in difficoltà, nel senso che credo che in quell'istante si realizzino e si manifestino nel cuore di tutti quelle che sono le ferite, i drammi, che possono essere piccoli o grandi, ma sono sempre presenti nella vita di ciascuno di noi, e che in quel momento sembrano quasi condensarsi in un unico sentimento di quasi di disperazione, ma di afflizione, e che io riconduco in massima parte, all'esperienza di vedere attraverso una croce che proprio sta in mezzo, e nella visione di mia madre. Io ritengo che mia madre sia una persona tranquilla, cioè una persona che sta bene, una persona adulta media. E però vederla in quel momento e vedere i suoi occhi mi ha sempre ricordato poi quella che è un'esperienza di dramma, o comunque di ferita che anche lei ha, nel senso che lei a 16 anni ha perso un papà per malattia, ha dovuto lasciare la scuola e ha dovuto incominciare a lavorare. E quindi quella vicenda di vita che è scontata magari nel quotidiano, rivista attraverso l'immagine della croce in quel momento, mi avvicina, pur con questa distanza proprio fisica, al dolore che è comunque presente nella vita di ciascuno di noi. E per finire, concludo con un momento sulla veglia pasquale, quindi il sabato, e sabato che per me è tre momenti che sono molto legati alla processione d'entrata, quindi proprio a questa entrata nella chiesa, e che è collegata a tre sensazioni, potremmo dire, che sono anche un po', toccano tre sensi molto importanti secondo me nella liturgia, che sono l'olfatto, nel senso che per me il sabato santo è l'incenso, e quindi questo incenso che è un odore molto forte, tanto da essere quasi un odore che non può essere contenuto nei polmoni, tanto che dà fastidio, trasmette proprio secondo me la dimensione di un Cristo che è sì umano, perché viene in mezzo a noi e muore come uomo e con la peggiore delle morti per l'uomo,
ma è anche divino e quindi è incontenibile, è scomodo, e questa scomodità per me l'ho sempre legata a questo incenso. Poi c'è la vista, quindi la luce, ed è in pratica nel momento della processione, quando partendo dall'accensione del cielo pasquale, la luce del cielo pasquale attraverso il prete e anche i ministri viene consegnata alla comunità e si spande all'interno della comunità. E infine è l'exultet, nel senso che con l'exultet io ho un rapporto un po' particolare, perché per me è sempre stata il canto più bello che ci possa essere durante una messa. L'intervento giovedì sarà una semplice riflessione a partire dalla mia persona, quindi l'insieme dei miei studi, ma soprattutto del mio essere una ragazza giovane. E infatti, fissando alcuni punti dell'esortazione apostolica che Papa Francesco fa ai giovani, la Christus Vivit, cercherò di rileggere alcune mie esperienze personali sotto una luce differente, che è quella dell'annuncio pasquale. Sarà un modo soprattutto per ricordarmi e ricordarci insieme, perché è una riflessione tutti insieme, che nonostante le fatiche, le sofferenze, le assenze, che anche questo tempo di pandemia un po' ci fa sperimentare, ci ha fatto sperimentare, tutto quello che in modo negativo contraddistingue la nostra vita può essere visto sotto una luce più grande, e soprattutto ci possa ricordare che abbiamo un Dio che ci ama da morire. Ecco, questa frase, che è un po' il mio slogan, Dio mi ama da morire, sarà il cuore del mio intervento e soprattutto è per me quotidianamente un motivo di gioia e il punto di partenza per annunciare e essere testimone nel mondo.